Non indovinerete mai cosa siamo andati a pescare oggi. Cosa abbiamo portato direttamente dal forno. Sì, oggi parliamo di Yagi, che da pescatore a un certo punto diventerà panettiere. Non ci credete? Beh, sono qua per raccontarvelo. Benvenuti appunto a un nuovo appuntamento con un lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di questo progetto, e sono qua per parlare di Takayuki Yagi, attualmente un arbitro della Dragon Gate. Sì, un arbitro che però nei primi anni 2000 inizia la sua carriera da lottatore in Toriumon. Con una gimmick da pescatore, Yagi entrava nell'arena con una bandiera enorme con dei simboli che ricordavano il mare e anche appunto il lavoro del pescatore. Però, dopo la formazione dell'Italian Connection nel 2002, entra a far parte di questa stable capitanata da Milano Collection IT e cambia il nome in Pescatore Yagi, cioè proprio Pescatore Yagi in italiano. E cambia pure il design della bandiera, aggiungendo un bel tricolore. Nel gennaio del 2003, però, questa Italian Connection sciocca il mondo. I membri della stable lo ammettono, non sono italiani. Yagi addirittura prende coraggio dopo questa incredibile rivelazione e dice: «Io non sono nemmeno un pescatore, sono un semplice figlio di un panettiere». A quel punto Milano Connection IT dice: Yagi, vai da tuo padre, vai al forno, impara il mestiere e torna, più forte che mai. A quel punto Yagi dice: ok, mancherà per qualche tempo, ma al suo ritorno verrà chiamato Baker Yagi e userà non più una bandiera, ma delle pagnotte di pane, usate anche all'occorrenza come arma contundente. Lasciatemi fare una pessima battuta, contro un dente, il pane. Vabbè, battute a parte, sono sempre molto interessanti i nostri lariatti, quindi venite a trovarci ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify. Ci trovate dal lunedì al venerdì per raccontarvi appunto qualcosa di interessante che noi riteniamo così piacevole da sentire, magari è un buon gancio per farvi conoscere un po' più a fondo il mondo del puro reso. Grazie davvero di cuore di averci seguito fino a qui, continuate a farlo, noi ci risentiamo alla prossima.